Bene, bene, ti abbiamo beccato, bastardo schifoso. Hai finito di ammazzare in giro le meretrici, eh? Sono innocente, tenente dei bei capelli abboccolosi. Non c'entro nulla in questa losca storia. Capitano, l'ho circonceso. Faccia vedere le foto a questa merdaccia. Giusto, tenente Bobba 4. Ecco, queste foto non ti rinfrescano la memoria, carogna. Cosa sono? Guarda, maledetto, guarda che hai fatto. Questa era chiamata Gina la Galleria. Te la ricordi, vero, cane? E questa era una prostituta cinese, Pecolina. Piandala, stupido! E questa foto non ti dice niente. Era chiamata dai suoi clienti Ivana la Disumana. Mai viste prima. Dove eri giovedì scorso dalle 2 alle 4 del pomeriggio? Bobba 4, mantenga la calma, questo è un osso duro. Allora, facciamo una bella cosa. Dicci dove eri giovedì scorso dalle 2 alle 4 del pomeriggio, su. Esco fuoco. Da quelle signore che sono poco vestite e lavorano di giorno lungo la statale. E ne scelgo una a caso, la invito a fare un giro perché la voglio esaminare mentre siamo sul mio 128. Lei continua a fissare il falcetto sul cruscotto. A cosa ti serve? Ti farò male. Ti farò male. Molto male. Scusa tanto, ma ho un bisogno personale. Come una bestia sopra di te ti strappo il pube. Ci faccio il tè. Ti farò male. Insieme alla mia zia che dice di non andare mai fuori. Poi no. Io che sono tanto buono me ne sto nella mia stanza, ma a volte esco a far violenza. Stai ferma, bella signora. Mi ricordi la zia cattiva. Ti farò male. Non piange, ferma.
Ecco. Aspetta, vai. Bellissimo. Ok, adesso girati e vai. Vai là, vai tranquilla. Ti giri e torni indietro. Bellissimo, bellissimo. Bollesta. La terza si è sbalordito dalla bellezza che ha questa donna. Sì, questa qui no. Ok, girati verso di me, dimmi qualcosa. Dimmi. Va bene, Mauro, va bene, Mauro, basta.